Non è necessario essere Einstein per comprendere le leggi fondamentali della fisica. Poiché gli oggetti cadono sempre verso il basso, più precisamente in direzione del centro della Terra, possiamo aspettarci un bel mucchio di vetri rotti non appena una tazza ci scivola dalle mani. Grazie mille, fisica! Ma avete mai sentito parlare di cascate che scorrono verso l'alto invece che verso il basso? O di oggetti che iniziano a fluttuare come per magia? Volete sapere di cosa si tratta in questi casi quasi incredibili? Allora rimanete sintonizzati e guardate voi stessi. Ecco una serie di cose incredibili che sfidano le leggi della fisica. Prima di iniziare, assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri fantastici video. Inoltre rimanete fino alla fine per scoprire uno dei fenomeni più strani del mondo. Metallo inaffondabile. Quando il titanio, il platino e l'ottone vengono esposti a potenti impulsi laser, si forma un metallo che può sfidare le ben note leggi della natura. Il bombardamento laser provoca la formazione di micropunti e delle più piccole nanostrutture sulla superficie, che ne modificano le proprietà chimico-fisiche. Se una goccia d'acqua cade sul materiale, rimbalza completamente senza lasciare alcun residuo. Particolarmente pratico, mentre l'acqua fredda rotola via, porta con sé anche tutte le particelle di polvere. In effetti, i metalli ingegnerizzati sono così intricati da galleggiare sull'acqua. Sviluppato dai ricercatori statunitensi dell'Università di Rochester, questo materiale unico potrebbe presto essere utilizzato in un'ampia gamma di settori. Che si tratti di aviazione, pannelli solari o bagno, sembra che il futuro sia idrorepellente. Gombok. Se un oggetto si rovescia, non abbiamo altra scelta che rimetterlo in piedi. Questo vale solo per i casi in cui non abbiamo a che fare con un gombok. Infatti, questo corpo tridimensionale torna sempre alla sua posizione di partenza stabile. Tuttavia, non ha bisogno di pesi aggiuntivi per farlo. Questo spettacolo è dovuto esclusivamente alla sua forma. Prima che gli scienziati ungheresi Gabor Domokos e Peter Varconi sviluppassero il corpo, sono state necessarie molte ricerche matematiche di base. Alla fine, però, hanno dimostrato che è effettivamente possibile creare un oggetto così sorprendente. Vetro protettivo su un solo lato. Chi si trova sotto tiro può essere sereno se è protetto da un vetro antiproiettile. Normalmente, tra due lastre di vetro, è presente una speciale pellicola protettiva che impedisce ai proiettili di penetrare. Tuttavia, esiste anche un vetro antiproiettile che permette di sparare da un lato. Questo vetro ha sia uno strato più duro che uno morbido e flessibile. Se la sfera colpisce il vetro dall'esterno, viene rallentata dalla componente dura. Tuttavia, se un proiettile colpisce il vetro dall'altro lato, lo strato più morbido provoca la rottura dello strato esterno e lascia al proiettile un percorso libero. Starlite. Probabilmente tutti noi ci siamo scottati le dita in cucina. Se i nostri utensili fossero stati rivestiti di starlite, però, questo non sarebbe successo. Il problema, la plastica termoresistente e isolante non è mai stata prodotta in serie. È un peccato visto l'incredibile esperimento che il suo inventore, Maurice Ward, ha condotto in televisione nel 1990. L'uovo rivestito di starlite ha resistito senza problemi alla fiamma a 1200 gradi Celsius. Infatti l'uovo riscaldato rimase crudo e poté essere raccolto senza il rischio di ustioni. Ma purtroppo non sappiamo quale sia il segreto di questa sostanza che il fuoco non può intaccare. Temendo di essere scartato per la commercializzazione di starlite, Ward si portò nella tomba la formula sconosciuta. Tutto ciò che sappiamo è che la miscela è composta da 21 ingredienti e che non vengono prodotte sostanze tossiche quando viene riscaldata. Metallo con memoria. Cosa succede al metallo quando una forte forza meccanica agisce su di esso? Sì, cambia forma. Tuttavia esistono anche metalli che hanno una sorta di memoria. Se queste leghe, dette a memoria di forma, vengono riscaldate, assumono la loro forma originale come per magia. Ciò accade quando gli atomi tornano da soli alla loro struttura originaria, energeticamente più favorevole. Queste sostanze sono utilizzate, ad esempio, nella tecnologia applicata alla medicina o nella costruzione di sensori di calore. Qualche tempo fa i ricercatori hanno sviluppato un materiale in grado di fondere al buio tutti
i metalli di memoria conosciuti. A differenza di sostanze simili, la memoria metallica della lega zinco-oro-rame è significativamente più duratura. L'arte della levitazione. Prendete un serbatoio di vetro, una barca di alluminio e un po' di gas. Lo spettacolo di magia è pronto, tuttavia questo esperimento non è un trucco, ma un fenomeno chiamato levitazione. Ad esempio, in determinate condizioni, alcuni oggetti sono effettivamente in grado di levitare. Particolarmente affascinante, se si versa il mezzo gassoso sull'alluminio come se fosse acqua, questo inizia ad affondare. Poiché l'esafluoruro di zolfo ha una densità superiore a quella dell'aria, non evapora, rendendo possibile il galleggiamento della barca di alluminio. Cascata a testa in giù. Come già suggerisce il nome cascata, questi corsi d'acqua cadono sempre. Infatti, sull'isola hawaiana di Oahu, possiamo ammirare uno spettacolo che sembra sfidare le leggi della fisica. Qui l'acqua non schizza giù dalle ripide pareti rocciose, ma sembra scorrere verso l'alto come per magia. Il mago responsabile di questo fenomeno si chiama vento. L'acqua che cade viene intercettata dalle forti raffiche e trasportata verso l'alto. Trottola eterna. Cade o non cade? Chi ha visto Inception sa cosa intendiamo con questa domanda sulla trottola. Ma una cosa è certa: se Leo avesse usato una trottola limbo alla fine del film, la pellicola sarebbe andata avanti per altre 27 ore, 9 minuti e 24 secondi. Questo è il tempo di rotazione record raggiunto da questa trottola magica. Tuttavia, i creatori hanno utilizzato un trucco invisibile. All'interno dell'oggetto è nascosto un complesso motore a volano che controlla la stabilità del giroscopio ed effettua innumerevoli correzioni del movimento. Rattleback. Le rattleback, o pietre celtiche a dondolo, presentano uno strano trucco. Se si fa ruotare l'oggetto in una direzione, esso si muove stabilmente come previsto prima di arrestarsi gradualmente. Ma se ora si cambia il senso di rotazione, la pietra sembra rifiutare l'impulso. Ruota brevemente, inizia a oscillare e poi si muove di nuovo nella direzione opposta. In dettaglio, questo comportamento deriva da uno squilibrio che può essere ricondotto alla distribuzione asimmetrica della massa. Golden Air Fells. È un tipo di cliffhanger molto particolare. Nonostante il Golden Fells in Myanmar sia pericolosamente vicino all'abisso, non trema mai. E non solo da ieri. Secondo un'antica leggenda, l'enorme pezzo di due capelli di Buddha sarebbe tenuto in perfetto equilibrio. Tuttavia, lo sfondo della roccia di granito, alta 7,6 metri, cerca approcci un po' più terreni nell'invecchiamento chimico. Per i fedeli, la struttura che pesa diverse tonnellate incarna uno dei siti buddisti più sacri del paese. Per questo motivo, la roccia galleggiante viene visitata migliaia di volte all'anno e decorata con sempre nuovi pezzi di foglia d'oro. Area del mistero cosmico. È il 1952 quando due amici universitari si mettono a costruire una capanna nella Black Hill del Sud Dakota. Tuttavia, i due amici si imbatterono in uno strano luogo in cui le leggi della gravità avevano fatto il loro tempo. Almeno così si legge sul sito ufficiale dell'area del mistero cosmico. Il fatto che le proporzioni mutevoli e le palle che rotolano verso l'alto siano causate da particolari angoli di inclinazione e illusioni ottiche non toglie nulla al divertimento dei visitatori. Electric Bray. Dimenticate di inserire il freno a mano e l'auto parcheggiata inizia a rotolare su per la collina. Quello che all'inizio sembra incredibile fa parte della vita quotidiana sull'Electric Bray scozzese. I primi tentativi di spiegare questo fenomeno affondavano ancora le radici nelle rocce magnetiche che giacevano inattive sulle montagne. Oggi però sappiamo che lo spettacolo non è altro che un'illusione ottica. Quindi la strada porta effettivamente in discesa. Tuttavia, il panorama montano sullo sfondo dà all'osservatore l'impressione che sia il contrario. Strano oggetto volante. Nell'estate del 2021, l'elenco degli oggetti volanti sconosciuti si è arricchito di uno strano rappresentante. Dall'aereo,
un passeggero tedesco ha ripreso con la telecamera una misteriosa struttura che cambiava forma a piacimento. Il testimone oculare ha poi dichiarato che l'oggetto misterioso sembrava fatto di plasma. Chi non ha familiarità con le spiegazioni conservatrici riconosce nell'immagine un'entità biologica o una forma di vita basata sul plasma che vive nell'alta atmosfera. Ma su internet si sono levate anche voci critiche. Di conseguenza, il fatto che il video sia stato pubblicato su un canale ufficiale UFO è quantomeno sorprendente. Anche il fatto che il passeggero sia stato apparentemente l'unico a vedere e filmare l'oggetto è motivo di scetticismo. Hudson Bay. Volete perdere peso velocemente ma non siete molto inclini all'esercizio fisico e alle diete? Allora un viaggio nella baia di Hudson in Canada è quello che fa per voi. Rispetto alle altre regioni, qui la gravità è più bassa. Chi normalmente pesa 80 kg, qui pesa qualche grammo in meno. Le indagini satellitari hanno mostrato in retroscena di questa anomalia gravitazionale. Fino a 20.000 anni fa, la baia di Hudson era ancora coperta da un denso strato di ghiaccio che esercitava una pressione estrema sulla crosta terrestre. Da quando il carico di ghiaccio si è ritirato, la superficie si è deformata a un ritmo di 12 mm all'anno. Ma anche il costante scambio di roccia fusa nel mantello terrestre è coinvolto in questo fenomeno. Philippe Tit. Non è raro avere paura delle altezze. Alcune persone sviluppano questa paura in seguito a un trauma infantile, mentre altre ci nascono e vivono tutta la vita evitando i luoghi alti. Non era così per Philippe Tit, uno stuntman che amava eseguire acrobazie da posizioni molto elevate. Gli anni 70 sono stati un periodo molto importante per l'America. Il clima politico e sociale stava cambiando radicalmente. E il mondo stava gradualmente diventando un posto molto diverso. Questa transizione ha dato vita a celebrità e intrattenitori piuttosto rischiosi, e Philippe Tit era uno di questi. Philippe era un noto stuntman che si spingeva oltre i limiti di ciò che la gente credeva possibile ed eseguiva alcune delle acrobazie più pericolose che il mondo abbia mai visto. Nell'agosto del 1974, Philippe ebbe l'idea di far passare una stretta corda tra le Torri Gemelle di New York. All'epoca le Torri Gemelle erano state costruite da poco ed erano i due edifici più popolari di tutta New York. Per approfittare della fama dell'edificio, Philippe programmò la sua prossima acrobazia in cima ai due edifici. Si diresse verso la cima, dove iniziò a camminare sul filo sottile che era stato accuratamente posizionato dai suoi soci. Mentre camminava iniziò a ballare e a pavoneggiarsi, come se non fosse disturbato dall'incredibile distanza che lo separava dal duro marciapiede sottostante. Ha continuato a divertirsi sul filo per circa 45 minuti, prima di passare dall'altra parte. L'acrobazia valse a Philippe un riconoscimento mondiale per il suo coraggio, o la sua stupidità, e divenne l'argomento di un documentario pubblicato molti anni dopo, nel 2008, intitolato Man on Wire. EM Drive. È una delle idee più controverse dei moderni viaggi spaziali. Un propulsore a microonde che funziona interamente senza carburante esterno. In linea di principio, le microonde devono essere convertite in energia di spinta in un cono metallico. Tuttavia, l'idea di base rivoluzionaria di questa tecnologia presenta un enorme ostacolo. Viola sia la legge di conservazione della quantità di moto che la terza legge di Newton. Nonostante ciò, qualche anno fa ha fatto notizia una pubblicazione che accennava almeno alla funzionalità dell'EM Drive. Hoover Dam. Un'occhiata all'impresa che compie l'acqua fresca spiega perché numerosi visitatori della diga di Hoover decidono di versare un po' d'acqua dal parapetto. Invece di cadere nell'abisso, l'acqua risale. Questo fenomeno può essere decifrato abbastanza facilmente. La particolare forma del muro della diga serve come una sorta di rampa per il vento, che intercetta l'acqua nel suo percorso e la fa risalire. Stambecco alpino. Le capre selvatiche sono note per le loro straordinarie capacità di arrampicarsi. Ma gli stambecchi, che sono di casa nell'Italia settentrionale, superano facilmente la concorrenza dei loro zoccoli. In mezzo alle montagne c'è una diga artificiale che si innalza per oltre 30 metri nell'aria. Sebbene la sola vista delle pareti quasi verticali faccia venire le vertigini, qui gli stambecchi camminano senza sforzo.
anche se il termine stambecco non è del tutto corretto. Infatti gli impavidi conquistatori della diga sono sempre femmine e i loro piccoli. Non c'è traccia di maschi adulti. Ehi ragazzi, la vostra opinione è importante. Fateci sapere cosa vi ha stupito di più oggi nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per saperne sempre di più sui fenomeni più folli. Grazie per aver guardato, statemi bene e alla prossima!